La quarta difesa del campionato nella tana di una squadra che non prende gol in casa da 284 minuti. Indizi di 0-0 per una sfida, quella del Ferraris, che quest'anno ha sapore di Champions League. Novellino lascia Bazzani in panchina e schiera in attacco Rossini al fianco di Flachi. Senza Doni e Sacchetti, spazio a Tonetto sulla mediana e Pisano in difesa. Spalletti è il solo Kroldrup acciaccato, al suo posto Felipe. Per il resto formazione tipo col tridente Di Michele, Di Natale e Iaquinta. Da Champions anche il fischietto, in dote dal sorteggio. Udinese subito aggressiva in avvio, raddoppi sistematici su Pinzi e Jankulowski e allora i friulani cercano con insistenza soluzioni centrali. I primi pericoli arrivano dalla distanza con Muntari, debole la conclusione all'ottavo, fuori misura il bis, tre minuti più tardi. La risposta di Oriana al 22esimo, tutto nasce da uno splendido velo di Flachi, mortificato dalla sponda di Rossini. L'azione sembra finita e invece Pisano ripropone al centro per Diana, che chiama palla, ma il suo destro termina in gradinata. Ben più pericolosa però l'occasione che capita sulla testa di Castellini al 25esimo. Il centrale di Novellino prende bene il tempo all'altezza dell'area piccola, ma la palla lambisce il palo con De Santis immobile. È una gara vivace tra due squadre che tatticamente si conoscono e si rispettano. Iaquinta prova a ripetere il tuono con cui ha fulminato la Roma, ma questa volta la mira è imprecisa. Ci riprova di testa due minuti più tardi. Il cross di Pizarro è calibrato, Castellini battuto sul tempo, ma Antonioli con un riflesso eccezionale nega gli ospiti. Un gol già fatto. C'è coraggio e talento nel sinistro al volo di Flachi. Novellino lo vuole più coinvolto nel gioco del Doria e il perché è di facile intuizione. La ripresa ripropone gli stessi 22 in campo e un avvio rabbioso da parte dei padroni di casa. Nell'atmosfera ovattata dai fumogeni si intravede il destro di Flachi deviato in angolo da Di Michele. C'è sempre lo zampino del numero 10 su un pallone d'oro indirizzato verso Tonetto. Su di lui, provvidenziale, la diagonale di Pinzi. Dall'altra parte azione che coinvolge tutto il tridente friulano. Di Michele e Di Natale nel ruolo di rifinitori, Iaquinta in quello di terminale, disinnescato dalla chiusura della difesa blu cerchiata. Al nono grandissima palla gol per i padroni di casa. Come nel primo tempo, i pericoli per la difesa dell'Udinese arrivano dalle palle alte. Pisano ha spazio sulla sinistra, centro sul secondo palo per Diana, che sbuca alle spalle del diretto avversario, ma conclude sul palo. Sampdoria padrona del campo nella ripresa, Sampdoria che però al 14esimo rischia su un contropiede, iniziato e rifinito da Di Michele, concluso maldestramente da Iaquinta, tra le braccia di Antonioli. L'indifferenza del Ferrari si accompagna all'inizio del riscaldamento di Fabio Bazzani al 16esimo. I centimetri di Rossini sembrano innocui, ci mette i suoi Flachi, che chiude una combinazione con Diana, chiamando però alla risposta in angolo De Santis. Pinzi ammonito per fallo su Flachi al 23esimo e sul calcio di punizione seguente, lo stesso numero 10 doriano sblocca il risultato. Gol numero 101 in carriera, il terzo consecutivo in campionato per il fantasista, che sfrutta lo sbarione di Bertotto ma poi ci mette del suo con un destro terrificante per potenza e precisione. La risposta dell'Udinese 5 minuti più tardi su un tiro cross di Pinzi che per poco non sorprende Antonioli. Il portiere doriano che invece è immobile spettatore sul tuffo di testa di Muntari, che regala ai ragazzi di Spalletti l'illusione del pari. Donadel per l'infortunato Diana alla mezz'ora è il primo cambio della gara. Passano pochi istanti e la Sampdoria trova il raddoppio. Coinvolto nel 2-0 è il migliore in campo, Castellini, che pareggia il conto con la sorte e complice la carambola con De Santis virtualmente. Chiude i conti. Dentro Fava e Mauri per Di Natale e Pinzi, ma ormai la gara è segnata. Giusto il tempo di gustare la standing ovation, di ringraziamento al simbolo doriano di oggi e di annotare un gol annullato a Fava per fallo precedente di Iaquinta. Si ferma dunque a 10 la striscia positiva dell'Udinese, il record di Zacca è salvo. Bianconeri che confermano la tradizione che non li vuole mai vincenti nella prima dell'anno nuovo, da lontano 98-99. E bianconeri che mantengono però ancora 4 punti di vantaggio sulle quarte forze del campionato, Inter e Sampdoria.